10, Adriano Cosi, con l'11, Sofia Vini, con il 14, la capitana Tetti, Nicola Rossa, con il 20, Emma Vari, con il 29, Silvia Sarmi, con il 30, Isabella Orocic e con il 35, Rossella Zorna, coach Marco Cosumini, assistant coach Giulia Santieri. E ora tutti in piedi per l'inno italiano.
Buonasera e benvenuti in diretta dal Palamariotti della Spezia, 26esima giornata del Girone Sud, Serie 2 della Lega Basket Femminile. La partita odierna è Credit Agricolca di Spezia, La Spezia contro RR Retail San Giovanni Valdarno. Partita di cartello di questa giornata tra due squadre che non perdono da tutta una serie di partite, ovvero 4 per la Cari Spezia, invece ben 9 per San Giovanni Valdarno. Anche la sfida tra la terza e la sesta in classifica in questo momento, dunque si prospetta una partita davvero avvincente e combattuta e soprattutto di qualità. È tutto pronto per la palla 2, ricordando che le direttrici di gara sono Simona Belprato e Paola Solito. Salta Olagide e il primo possesso è per la Cari Spezia con Sarni, che consegna a Templari. Ancora va a cercare Sarni, sfrutta il blocco di Olagide, si arresta, tiro da parte di Templari, errore della lotta, rimbalzo, premia San Giovanni Valdarno che corre e poi trova subito un canestro con Di Costanzo. Dunque San Giovanni Valdarno che si porta avanti e segna il primo canestro della gara. Lingua glossa, chiude il palleggio, va a trovare Olagide, ora Templari sfrutta il blocco di Olagide, deve forzare con 3 secondi, alza con la parabola, con la mano sinistra arriva all'errore, il rimbalzo per San Giovanni Valdarno, Gonzales fa correre le proprie compagne, adesso c'è Rosset che attacca il canestro e di mano sinistra va a segnare il canestro che vale il 4-0. Ci prova Silvia Sarni da 3 punti, arriva il canestro, il primo della partita per la Cari Spezia. Qui si sblocca anche la formazione bianconera. Gonzales prova a rispondere, arriva però all'errore, il pallone poi termina oltre la linea laterale, quindi si riprenderà con una rimessa in favore della squadra locale. La partenza sicuramente promettente per questa gara. Betty lingua glossa attacca con la mano sinistra, poi sbaglia però la sua conclusione. Olagide trova ancora lingua glossa che questa volta realizza il primo vantaggio per la Cari Spezia sul 5-4. Subito Missanelli, c'è il blocco di Di Costanza che viene servita adesso, bel taglio, arriva alla conclusione con la mano destra e segna il canestro che riporta avanti San Giovanni. Dall'altra parte Pachkovski va con la tripla sfortunata, pallone sputato dal ferro, rimbalzo per San Giovanni, corre Gonzales già dall'altra parte del campo, arriva il taglio da parte di Gombach che però non viene premiata, Gonzales attacca con la mano destra, arriva all'errore, il contatto è tutto regolare, Pachkovski per Templari, pensa alla conclusione, poi invece chiude bene in close out Missanelli, Olagide, ottima virata sul perno ma non riesce a trovare il canestro. Allora dall'altra parte c'è la conclusione di Rosset e va anche a subire il fallo di Pachkovski, quindi 2 tiri liberi per la giocatrice di San Giovanni Valdarno col numero 4. 7 minuti e 20 secondi da giocare nel primo quarto, è il primo fallo di squadra per la Cari Spezia. 7:20 da giocare nel primo quarto e Rosset realizza il primo tentativo a propria disposizione, ne avrà un altro che realizza, fa 2 su 2, quindi San Giovanni Valdarno avanti 8-5. Ora la Cari Spezia che proverà a rispondere con Olagide, va da lingua glossa, il taglio di Olagide che alza la parabola con la mano sinistra, non era assolutamente facile, sebbene fosse la sua mano forte, realizzare questo canestro con parabola arcuata. E arriva dunque il meno 1 per la Cari Spezia. Esce Rosset, marcata da lingua glossa, adesso c'è questo mismatch favorevole con Di Costanzo che è accoppiata con Pachkovski, il Gonzales, scarico fuori per Rosset, piedi a posto, da 3 punti arriva la tripla che vale l'11.
il più 4 per San Giovanni Valdarno. Una bella azione costruita bene con il talento di Gonzales, che ha preoccupato la difesa spezzina e poi trovato bene lo scarico per Rosset. Dall'altra parte è arrivato un errore in attacco per la Carispezia di Costanzo, alza la parabola con la mano destra, il tiro è corto, rimbalzo per la formazione spezzina con Pachkovski che adesso rallenta la manovra, poi va in consegnato da Templari. Ora lingua glossa, il taglio di Templari non viene premiato, chiude il palleggio lingua glossa, circolazione di palla per Templari. Ora Sarni con il piazzato dalla media, difficile a rimbalzo però Pachkovski la più lesta e reattiva a raccogliere il pallone. Ancora 8 secondi per l'attacco bianconero, 5.45 da giocare nel primo quarto. Sarni deve forzare da 3 punti col cronometro allo scadere, il rimbalzo però viene catturato da Gombach che fa correre Rosset, palleggio, arresto e tiro corto, rimbalzo catturato da lingua glossa che poi cede il pallone a lingua a Pachkovski e Sarni chiede calma. E allora si ragiona con la Carispezia che deve giocare contro la difesa schierata di San Giovanni e Valdarno, blocco di Olagide, palleggio, arresto e tiro per Pachkovski che segna il canestro del 9-11, vale il meno 2. Si sblocca anche la miglior giocatrice spezzina, Rosset. Cambia accettato con Sarni, alza la parabola Rosset, rimbalza di Olagide che fa correre Templari, rischiosa questa palla, comunque riesce a controllarla la giocatrice col numero 7. Il ribaltamento per lingua glossa che in un qualche modo riesce a contenere i danni e a mantenere il possesso del pallone, cerca il pick and roll con nel duo Sarni-Pachkovski, poi arriva lo scarico e la tripla da parte di Elisa Templari per il sorpasso 12-11. Ed è quindi un più uno per la Carispezia. Poi la stoppata di Sarni su Di Costanzo, la panchina toscana chiedeva il fallo. Si è sentita tanta palla, effettivamente il ciocco del pallone, il ciocco della mano sul pallone è arrivato fin qui in tribuna stampa, però vedremo se per gli arbitri non è stato fallo. Si riprenderà con una rimessa in favore di San Giovanni Valdarno, con Di Costanzo che comunque riesce a mantenere il possesso del pallone. Gonzales da 3 punti, il tiro si alza dopo aver toccato il ferro, rimbalzo di lingua glossa, la Carispezia ancora una volta non riesce a trovare spazio per giocare in campo aperto. Poi arriva il fallo subito da Olagide da parte di Macarena Rosset e quindi Olagide in lunetta con 2 tiri liberi e timeout chiamato da coach Orlando. E allora con 4 minuti e 7 secondi da giocare nel primo quarto al Palamarotti della Spezia, la Carispezia e la Spezia avanti 12-11 su San Giovanni Valdarno. Bentornati in collegamento col Palamonetti della Spezia dopo il timeout chiesto dalla panchina di San Giovanni Valdarno. C'è Olagide in lunetta per 2 tiri liberi, il suo primo tentativo però è corto. Rimane qui dunque il più 1 per la Carispezia sull'RR Retail. Il secondo tentativo anche termina sul ferro, si alza campanile, poi è
San Giovanni Valdana a controllarlo. Arriva la conclusione sbagliata però da Gombach. Tre passaggi era già dall'altra parte. San Giovanni non è riuscita però a concretizzare l'opportunità. Templari attacca Gombach che però la chiude bene. C'è Rosset accoppiata con Olajide, non la sfrutta la Cari Spezia. Allora va a lingua glossa a tentare una tripla, comunque difficile, sbagliata. Poi lingua glossa quasi recupera il pallone e va a commettere un fallo ingenuo su Gonzales. Cambio per San Giovanni Valdarno. Ingenuità qui da parte di lingua glossa. Sale il blocco di Costanzo. Gonzales taglia il canestro, cerca la giocata, ma Sarni bravissima a rientrare, capisce tutto, intercetta il passaggio di San Giovanni. Poi Templari per lingua glossa, ora Sarni, il ribaltamento per Pačkovski. 10 secondi, attacca bene dal palleggio, non c'è fallo. Sarni ancora, errore clamoroso, ma Pačkovski raccoglie il rimbalzo, deve velocizzare la conclusione con soli 6 decimi. Quindi sul cronometro di tiro ci sarà presumibilmente un catch and shoot, l'unico modo per arrivare al tiro, o un tap in. Un 6 decimi deve essere veramente un tiro lampo. Sarni, grande giocata, comunque il rimbalzo viene catturato da Pačkovski, che attacca ancora una volta il canestro. Va da Sarni, movimento sul perno, alza la parabola con la mano destra, mano morbidissima, realizza il canestro che vale il 14-11, massimo vantaggio per la Cari Spezia, più 3, 14-11. Orsini va da Di Costanzo, poi Gonzales. Pačkovski ha un accoppiamento sfavorevole con Di Costanzo, ma non viene servita per via dell'ottima difesa spezzina. Gonzales forza da tre punti, l'errore, rimbalzo catturato da Sarni, poi il consegnato per Pačkovski. Cari Spezia che attaccherà ancora una volta, difesa schierata, ma è un'ottima Cari Spezia quella che stiamo vedendo fin qui. Templari, il taglio di Corradino, poi invece si va da Sarni, ancora il consegnato, 8 secondi per l'azione bianconera, attacca il canestro Corradino, scarico difficile per Templari, 4 secondi, deve alzare la parabola, difficile con contatto, il tiro non tocca neanche il ferro, quindi arriva l'infrazione di 24 secondi. Palla già dall'altra parte con Rosset che va a subire il fallo di Corradino. 1 minuto e 48 da giocare in questo primo quarto. Due tiri liberi a disposizione di Macarena Rosset. Primo fallo personale per Corradino. Terzo di squadra per Spezia. Cambio per coach Corsolini che richiama in panchina Elisa Templari. Al suo posto entra Arianna Tosi. Realizza il primo tiro libero a propria disposizione Macarena Rosset. Fa 2 su 2 la giocatrice argentina. Meno 1. Pačkovski, taglio bello di Sarni, calza la parabola con la mano destra, raccoglie il rimbalzo, ancora errore. Sono tiri comunque piuttosto complicati rispetto a magari altri tipi di tiri in sottomano che sarebbero forse più semplici da realizzare, questi di Sarni. Fatto sta che comunque non sono arrivati i due punti, mentre invece in penetrazione non va a subire fallo Rosset, che poi dà una brutta occhiata a una delle direttrici di gara. Poi Pačkovski sbaglia clamorosamente credendo che ci fosse una propria compagna lungo l'out di sinistra, invece non c'era, c'era una giocatrice di San Giovanni Valdarno. Ancora Pačkovski, qui il mismatch con Di Costanzo lo paga e arriva il controsorpasso di San Giovanni Valdarno, quindi 15-14 più 1 per la formazione Costanza. Pačkovski chiude il palleggio, la gide da tre punti, tiro corto, c'è però il rimbalzo che non viene catturato da nessuno perché arriva con quel fallo subito da Silvia Sarni, secondo fallo di squadra per San Giovanni Valdarno.
entra lingua glossa per Olajide. Questo ingresso, ritorna anche Templari. Sarni per la stessa Templari, 8 secondi, arriva l'aiuto, Templari non sa chi dare il pallone, 5 secondi, alza la parabola con la mano sinistra, trova quasi un canestro impossibile, poi non è fortunata la giocatrice. Col numero 7 allora arriva San Giovanni Valdarno, che può imbastire una nuova azione offensiva, con 15 secondi, discrepanza di circa un secondo e mezzo tra il cronometro della partita e il cronometro di tiro. Arriva la tripla sbagliata da Orsini, ancora 5 secondi, Arianna Tosi fa correre Corradino, 3 secondi, non riesce a concludere, anzi sì, arriva con la mano destra e quasi trova il canestro. Allora al termine del primo quarto San Giovanni Valdarno è avanti qui al Palamariotti per 15-14 sulla Carispezia La Spezia. Si riprende a giocare in questo secondo quarto al Palamariotti della Spezia, ricordando il punteggio, San Giovanni Valdarno avanti 15-14 sulla Carispezia La Spezia. Rimessa affidata a Missanelli, che va da Giordano, che fa il suo ingresso in campo. Ora Di Costanzo, Gonzales accoppiata con Sarni, cambi sistematici, Corradino e Tosi su Di Costanzo che si fa spazio ma sbaglia, poi cattura al rimbalzo, non controlla nonostante la pressione di Tosi che deve un fallo Di Costanzo. Fatto sta che comunque le direttrici di gara hanno deciso di non sanzionare nessun intervento difensivo della Carispezia. Allora si riprende con una rimessa in favore della squadra spezzina. Con Lingo Glossa che chiude il palleggio, va da Sarni, pensa alla conclusione, prova ad attaccare dal palleggio, va invece da Corradino, ottimo gioco a due, passaggio difficile, controllato in qualche modo da Sarni, arriva però l'errore della conclusione della giocatrice col numero 29, allora è Giordano a chiamare lo schema per San Giovanni Valdarno, doppio blocco, attacca Tosi, scarico fuori per Missanelli, fallo di Corradino, al secondo personale, esattamente così, per Margherita Corradino, e subito viene richiamata in panchina da coach Corsolini. Entra al suo posto Lana Paczkowski. Il lunetta dunque Missanelli, che realizza il primo tentativo. Ha la possibilità di allungare ulteriormente, fa 2 su 2 per la propria squadra, 14-17 più 3 per San Giovanni,
e timeout chiamato da coach Corsolini. E allora con 9 minuti e 10 secondi da giocare nel secondo parziale, ricordiamo il punteggio: San Giovanni Valdarno avanti 17-14 sulla Carispezia La Spezia. La Carispezia riprende a giocare con la pressione a tutto campo da parte di San Giovanni Valdarno, poi però ne esce la Carispezia. Templari, ora Pačkovski ancora a lingua glossa, c'è libera in angolo Templari che non viene premiata, ora deve forzare una tripla che però viene soltanto respinta dal ferro. Allora San Giovanni Valdarno ha l'opportunità per allungare ancora dal più 3, vedremo come attaccherà in questa circostanza. È libera e attacca il canestro Gombach, alza la parabola e realizza il canestro del 14-19. Chiama lo schema Templari, riceve Pačkovski, taglio da parte di Templari non premiato, attacca, arriva l'aiuto, fallo subito da Pačkovski, fallo commesso da Francesca Orsini. È il primo di squadra in questa frazione. Templari per la rimessa a Spezzina, trova Tosi, c'è del pallone a Pačkovski, ora una zona, quella schierata da coach Orlando. Pačkovski attacca il canestro, step back, tiro difficile, arriva l'errore, rimbalzo catturato da Gombach, ancora fa correre la propria squadra, il ribaltamento, trova il tiro sbagliato da Missanelli. Dall'altra parte la Carispezia cattura rimbalzo e prova a correre con Templari, ma già schierata la difesa di San Giovanni Valdarno, sale il blocco di Tosi. Tante difese per coach Orlando che stanno un po' mettendo sabbia negli ingranaggi della formazione bianconera. Poi arriva l'errore di lingua glossa con un appoggio facile con la mano sinistra, alza la parabola con la mano sinistra, invece realizza Orsini. 14-21, vola più 7 San Giovanni Valdarno, che ha compiuto un parziale di 8, anzi praticamente di 10-0. L'ultimo canestro Spezzino è il 14-11 di Silvia Sarni del primo quarto, quindi non segna da tanto, polveri bagnate per la Carispezia. E anche in questa circostanza è arrivato l'errore al tiro. Ora Gombach ancora per Giordano, uno contro uno con lingua glossa, sale ancora al blocco da parte di Gombach, scarico per Orsini, ci sembra che attacca il canestro, anzi è Rosset che è andata ad attaccare il canestro e guadagnare due tiri liberi. San Giovanni Valdarno sta veramente dominando in questa fase di gara. Cambio nella Carispezia, dentro Sarni al posto di Tosi, rientra anche Gonzales per Giordano nella squadra toscana. Due tiri liberi per Rosset con l'opportunità di andare addirittura più 8. Il primo tentativo però è corto, allora si rimane sul 14-21. 0-2, poi a rimbalzo vediamo che riesce a catturare il pallone Olagide, lingua glossa lo porta al di là della metà campo per servire Pačkovski, il taglio di Sarni, prende posizione sotto canestro contro Gombach, finge l'aiuto, poi l'aiuto Gonzales, poi c'è il fallo commesso da Gombach in marcatura su Sarni sotto canestro. Secondo fallo di squadra anche per San Giovanni Valdarno, 6 minuti e 37 secondi
al termine del secondo periodo. 21 San Giovanni da Valdarno, 14 Cari Spezia, riceve Lingua Grossa in qualche modo, poi Sarni a coppietta con Gonzales, è un mismatch questo che potrebbe fruttare la Cari Spezia, che si decide invece di andare per una tripla difficile. Ora comunque il rimbalzo catturato da Sarni, Pačkovski si gioca uno contro uno, blocco di Sarni, Templari però difende bene la Cari Spezia, anzi scusate, San Giovanni Valdarno, e poi finalmente si sblocca la Cari Spezia con questa penetrazione di Elisa Templari che trova la direttrice verso il canestro, libera e va a realizzare il meno 5. Orsini per Gonzales, ribaltamento per Rosset, altro ribaltamento per Missanelli che attacca Sarni, riesce a trovare lo scarico per Orsini. Ora Rosset allo scadere di 24 non trova una conclusione pulita, la Cari Spezia prova a correre con Pačkovski, ma è già rientrata la difesa di San Giovanni Valdarno. Triplo importante per Sarni che realizza il canestro del 19-21, vale il meno 2 per la Cari Spezia. 19-21, 5-29 da giocare nel secondo periodo, sale l'urlo del pubblico di Fede Bianconera, attacca il canestro Orsini, va a subire il fallo di Pačkovski che è al suo secondo personale. Brutta notizia questa per coach Corsolini, che vedremo se deciderà di lasciarla in campo o di sostituirla. Anzi, è il primo personale per Pačkovski. Terzo di squadra per la Cari Spezia. Comunque va al tiro e sbaglia Gombach, poi anche a rimbalzo. Altro errore per la Cari Spezia, poi sbagliata anche la conclusione di San Giovanni Valdarno, per fortuna delle bianconere. Pačkovski è già dall'altra parte, poi Templari pensa alla conclusione, prova ad andare da Sarni, ci si va col triangolo in aiuto di con l'aiuto di Betti. Lingua Grossa, arriva il pesato dalla media che vale il 21 pari. 5 punti consecutivi da parte di Silvia Sarni valgono la parità, 4-21, 4-45 da giocare in questo secondo periodo. Gonzales attacca il canestro, taglio da parte della numero 13 di Costanzo, poi va a commettere fallo. Betty Lingua Grossa che è il suo terzo fallo personale, subito richiamata in panchina da coach Corsolini. Arriva Corradino pronto a entrare in campo, gravata però di due falli, Corradino dovrà fare attenzione nella propria difesa. Quarto fallo di squadra, quindi bonus raggiunto per la Cari Spezia. Saranno solo tiri liberi per San Giovanni Valdarno in questo quarto. Nelle prossime azioni Di Costanzo sale a portare il blocco a Gonzales, anzi scusate a Rosset, aiuto di Sarni, cerca lo scarico ma c'è un altro fallo fischiato alla difesa bianconera. Fischiato a Templari il fallo, primo personale, due tiri liberi per Di Costanzo. Il pubblico di Fede Spezzina non condivide questa decisione arbitrale. Comunque ci sono due tiri liberi per Di Costanzo, che realizza il primo tentativo e riporta avanti la propria squadra. Fa 2 su 2, non si fa intimidire dai fischi di Fede Bianconera. Pressione a tutto campo di San Giovanni Valdarno, fruttano il recupero di Gombach che però sbaglia la conclusione. Pačkovski già dall'altra parte, 3 contro 2, Pačkovski attacca il canestro, alza la parabola con la mano destra e realizza il canestro che vale il 23 pari. Ma errore grossolano da parte di Gombach. Doppia scelta per Gonzales che sfrutta il blocco di Rosset che ora viene servita a coppietta con Pačkovski, arriva l'aiuto di Sarni, Gonzales a coppietta con Corradino, palleggio, arresto e tiro, sfortunata il pallone, danza sul ferro e poi viene raccolto da Pačkovski che avvia l'azione offensiva per la Cari Spezia. 3:40 da giocare nel secondo quarto, Corradino attacca il canestro, Gonzales dalle mani veloci riesce a recuperare il pallone, poi tocco di piede della, ci sembra, di Olagide, e quindi arriva il recupero per San Giovanni Valdarno. 23 pari, 3:38 da giocare nel secondo periodo.
rientra in campo col numero 25 Viviana Giordano, che adesso porta palla per San Giovanni Valdarno, servita Gombach, prende posizione Rosset, il taglio da parte di Gombach, cambio difensivo per la difesa bianconera. Gombach scarico per il piazzetto di Giordano, che realizza il nuovo più 2 per San Giovanni. Con la gide per Templari, rientra bene Gonzalez su di lei. Ora Paczkowski attacca Giordano, ancora lo scarico per Templari, piedi a posto con la tripla, perché va in sorpasso 26-25. Si accende il pubblico bianconero, arriva la zona chiamata da coach Corsolini, anzi no, sì, è una zona con Templari e Paczkowski. Numero di Rosset, che trova un potenziale gioco da tre punti. Grandissima giocata da parte della giocatrice argentina. 27-26 contro sorpasso per Macarena Rosset, davvero straordinaria in questa giocata. Realizza il tiro libero supplementare, allora è nuovo più 2 per San Giovanni Valdarno, 28-26, pressione a tutto campo. Paczkowski varca la metà campo, serve Olajide che trova bene Corradino in taglio backdoor, ben servita alle spalle della difesa di San Giovanni. Ancora parità 4-28, tagli di Costanzo che non riesce però a ricevere. Templari prova a correre, Corradino anticipata dall'intervento di Orsini che recupera palla. Pregevole giocata difensiva da parte di San Giovanni Valdarno. Rosset ancora una volta, seconda giocata consecutiva, potenziale da tre punti, fallo di Corradino, terzo personale, altra situazione da gestire per coach Corsolini. 30-28 con questo canestro. Corto però il suo tiro libero, 1 minuto e 58 da giocare nel secondo quarto. Paczkowski doppio blocco, va invece per la tripla, errore, rimbalzo catturato da Rosset, chiama lo schema, prende posizione di Costanzo contro Sarni, arriva l'aiuto di Olajide, non c'è fallo, raccoglie Tosi e prova a correre, serve Paczkowski, ribaltamento per Sarni, in angolo Templari per la tripla, stavolta non arriva, poi Olajide lotta a rimbalzo, non riesce a trattenere, è arrivata la realizzazione dalla stessa posizione da cui aveva segnato in precedenza. Si riprenderà con una rimessa in favore di San Giovanni Valdarno con l'RR Retail, che ha l'opportunità di allungare ulteriormente con 1 minuto e 22 da giocare nel secondo periodo. Rosset per Giordano, Gonzalez accoppiata con Paczkowski, sale e riceve Rosset, è accoppiata con Sarni, fallo da parte di Olajide e due tiri liberi per Di Costanzo. È il primo personale per Olajide. Realizza Di Costanzo. Fa 2 su 2. E si porta così a più 4 San Giovanni Valdarno, che ancora una volta pressa tutto campo. Olajide, c'è libera Tosi che non viene vista. Paczkowski pensa alla tripla, attacca il canestro, potenziale gioco da tre punti, alza la parabola Lana Paczkowski, sfrutta la sua tecnica e realizza con tocco morbido e avrà a disposizione un tiro libero aggiuntivo. Intanto porta meno 2 la Cari Spezia, 32-30. Dentro Emma Mori al posto di Templari, già gravata di due falli, non vuole rischiare il terzo coach Corsolini.
Pačkovski, vedremo se segnerà il tiro libero aggiuntivo a propria disposizione, realizzato quindi meno 1, 31 a 32, 58 secondi, ultimo giro di lancette per questo secondo parziale. Gonzales riesce a trovare Giordano piazzato dalla media, errore, si lotta a rimbalzo di Costanzo e Tosi, poi Rosset trova Gonzales, piedi apposta, tre punti, tiro corto, raccoglie Pačkovski, prova a correre e ora predica calma e chiama lo schema Pačkovski. Sarni ancora il consegnato per Pačkovski, nuovamente Sarni sulla pressione di Orsini, comunque riesce a mantenere. Mori va da Sarni, riesce a trovare Tosi in un qualche modo, con la mano sinistra va a subire il fallo e guadagna due tiri liberi Arianna Tosi. Con sei, c'erano 6 secondi sul cronometro di tiro, ne lascia 16,4 sul cronometro di questo secondo periodo. Realizza il primo tentativo a propria disposizione due su due per Arianna Tosi, arriva il sorpasso 33 a 32, parziale di 5 a 0 per la Cari Spezia e dunque timeout chiamato dalla panchina toscana, 16 secondi e 4 decimi da giocare, saranno a disposizione della formazione di coach Orlando che ha chiamato il suo secondo timeout a propria disposizione in questo primo tempo. Una partita a tutto sommato piacevole fin qui tra due squadre che giocano una bella pallacanestro e sicuramente non si stanno risparmiando. Entrambe le squadre tra l'altro in bonus, la Cari Spezia l'ha raggiunto da parecchio tempo, mentre invece ci è arrivata solo in questo momento San Giovanni Valdarno con l'ultimo fallo subito da Arianna Tosi e i due tiri liberi della stessa giocatrice Spezzina hanno fruttato il controsorpasso, nuovo vantaggio di una sola lunghezza 33 a 32. Le due squadre stanno già rientrando in campo dopo la pausa, dovrebbe essere questo l'ultimo attacco del quarto e il possesso è per San Giovanni Valdarno con rimessa affidata a Giordano che fa correre il pallone raccolto da Rosset che glielo riconsegna prontamente, doppio blocco e doppia scelta per Giordano, ribaltamento per Rosset, arriva l'aiuto, attacca il canestro con la mano destra, realizza, giocata molto bene, Pačkovski non riesce a concludere. Allora con questo canestro da parte di Rosset praticamente allo scadere del secondo periodo andiamo all'intervallo lungo con San Giovanni Valdarno avanti 34 a 33 sulla Cari Spezia qui al Palamariotti della Spezia.
po' più, un po' meno. Bentornati in collegamento dal Palamaric della Spezia sul 34-33 per San Giovanni Valdarno. È ripresa dunque la gara, vedremo se sarà combattuta come l'è stata nei primi due quarti. Sarni con tiro in allontanamento, ancora una volta tiro difficile ma realizzato. Arriva il sorpasso della Cari Spezia 35-34. Con due punti di pregevole fattura siglati da Silvia Sarni. Riesce ad attaccare il canestro e a realizzare Missanelli. Più uno per San Giovanni Valdarno. Lingua glossa chiude il palleggio, va da Olagide. Ora Sarni si gira, tiro ancora una volta difficile. Questa volta non è fortunata, il tiro è solo corto. La lotta rimbalzo premia San Giovanni Valdarno, che quindi avrà l'opportunità di allungare. Scusate, Gonzales a portare palla per Gombach, ribaltamento per la stessa Gonzales che vuole giocarsi ora un triangolo per trovare Di Costanzo, che però perde palla perché arriva il recupero di Lingua Glossa. Qui brutta scelta di Pachkovski, capisce tutto Gonzales e intercetta. Blocco di Costanzo, cambio difensivo accettato, poi invece torna bene l'accoppiamento favorevole, cioè l'accoppiamento standard, diciamo. Fallo qui subito da Rosset, che sfugge via Olagide, va a commettere fallo la giocatrice col numero 30, anzi fallo affidato, anzi fallo assegnato a Sarni. 8 minuti e 27 da giocare nel secondo periodo. San Giovanni Valdarno ha l'opportunità di allungare, però Rosset sbaglia il primo tiro libero a propria disposizione. Fa 1 su 2, più 2 per San Giovanni, 35-37. Ora c'è Lingua Glossa che va a dare il pallone a Templari. Ancora Lingua Glossa in posto. Sarni attacca il canestro, va con la rovesciata, pallotta a rimbalzo, c'è però l'errore. Per ora l'attacco bianconero sembra essere solo Silvia Sarni, è la terza azione consecutiva in cui viene coinvolta. Rosset va da Missanelli, ancora Rosset a cercare Di Costanzo, la raddoppio. Poi Gombach sfugge una volta, ancora una volta Dolagide, però il fallo avviene prima della conclusione da parte di Gombach e quindi ci sarà semplice rimessa per San Giovanni Valdarno. Fallo di Dolagide, secondo personale, e quindi rimessa per San Giovanni Valdarno affidata a Macarena Rosset. Doppio blocco, poi il taglio di Rosset, attacca Missanelli, c'è il fallo di Lingua Glossa, quarto personale, entra subito Arianna Tosi al suo posto. Poco presente in questa partita Lingua Glossa. Rimessa affidata a Rosset per San Giovanni Valdarno. Si libera Gonzales che riceve, ribaltamento per la stessa Rosset da tre punti, errore, rimbalzo catturato da Pachkovski. Ora prova a correre la Cari Spezia con la giocatrice croata, va da Sarni, prende posizione Olagide, alza la parabola con la mano sinistra, un tiro che non trova neanche il ferro, scarico per Pachkovski, attacca il canestro, riesce a trovare un ottimo scarico per Sarni che realizza il canestro che vale la parità 4-37. È già dall'altra parte San Giovanni Valdarno con Gombach da tre punti, l'errore a rimbalzo alla Gide, consegna poi a Pachkovski. Va da Templari, pensa alla tripla, poi attacca invece la linea di fondo, la rovesciata con la mano sinistra dopo una finta
di scarico in angolo per Tosi. Sorpasso Cari Spezia 39-37. Gonzales per Missanelli, prova ad attaccare Tosi, che regge, alza la parabola, tiro difficile, rimbalzo la Gide, serve Paczkowski che va a subire il fallo di Gonzales. Tra l'altro canestro difficilissimo realizzato da Paczkowski dopo il fischio da parte degli arbitri. E time out chiamato da Coach Orlando. E allora con 6:28 da giocare nel terzo periodo, la Cari Spezia avanti 39-37. Rimessa in favore delle bianconere con Arianna Tosi, trova un fallo su Sarni, alza la parabola con la mano destra, la Gide lotta a rimbalzo, anche però l'ultima a toccare ma non controlla il pallone. Rimessa per San Giovanni Valdarno, 6:10 da giocare nel terzo periodo, Cari Spezia avanti 39-37. Gonzales, cambio difensivo accettato, trovata molto bene Orsini, la qualità di Gonzales è indiscutibile. Templari e Paczkowski, ancora Templari per Olajide con la mano sinistra e realizza. C'è una discussione perché con gli arbitri, perché era arrivato in campo un secondo pallone, non sappiamo da dove. Vediamo adesso una delle direttrici di gara a colloquio con un infervorato coach Orlando. Si riprende a giocare. Effettivamente è stata un'occasione, cioè una situazione molto grottesca e spiacevole in questa circostanza. Poi comunque Rosset mette tutti d'accordo e pareggia 4-41 con piazzato dalla media. Un arresto e tiro di pregevole fattura, taglio di Paczkowski che attacca Gonzales, alza la parabola con la mano destra, tiro difficile in torsione, Gonzales fa correre Rosset e realizza il canestro che vale il 41-43. Si conferma la miglior realizzatrice di San Giovanni Valdarno. Paczkowski per Tosi, ora Sarni prende posizione contro Orsini, non c'è fallo, lo vediamo, vediamo dalla nostra postazione qualche contatto di troppo. Viene ora sanzionato il fallo su Silvia Sarni. Ci saranno due tiri liberi a disposizione di Silvia Sarni per il fallo subito in azione di tiro. Realizza il primo tentativo, scusate, Silvia Sarni. Fa 2 su 2 la giocatrice spezzina. 43 pari. Rosset attacca Corradino.
che gravata di tre falli, ribaltamento dall'altra parte, ora sotto canestro c'è Di Costanza che trova lo scarico per Gombach, rischia l'infrazione di passi e poi Gonzales trova il potenziale gioco da tre punti subendo il fallo di Templari al suo terzo personale. Avrà a disposizione il tiro libero aggiuntivo, richiamo per coach Corsolini da parte di una delle direttrici di gara. Tiro libero per Gonzales e viene realizzato. Più 3, 46 a 43. Pressione a tutto campo, trovata Pachkovski per Sarni, ribaltamento per Templari, piedi a posto da 3 punti. Realizza e impatta subito. Pari 3:58 da giocare nel terzo periodo. Rosset attacca la Gide che non viene tenuta. Non riesce a tenere, scusate, Rosset. Gonzales chiude il palleggio. C'è un accoppiamento favorevole per Di Costanzo con Templari. La lotta a rimbalzo, poi Olagide riesce a strappare il pallone. Templari anticipata da Gonzales che è un falco. Poi non c'è fallo, l'ultimo tocco di Sarni a rimbalzo. Fase della partita molto confusionaria con gli arbitri che non riescono più a controllare la tanta fisicità messa in campo dalle due squadre. 3 e 32 da giocare in questo parziale. Esce Rosset, entra col 15 Missanelli. Sarà comunque rimessa per San Giovanni Valdarno. Sul 46 pari. Riceve e realizza Orsini. Riporta avanti San Giovanni Valdarno 46 a 48. Corradino stoppata, va a poi a realizzare un potenziale gioco da tre punti raccogliendo il rimbalzo sull'errore dopo il suo tiro. Pareggio in 34 a 48 e potenziale gioco da tre punti per Corradino che avrà a disposizione il tiro libero aggiuntivo, che però lo sbaglia, dunque si rimane sul 48 pari. Ora Giordano per Missanelli, ancora Giordano, va da Gonzales, Corradino accoppiata con Orsini, Gonzales ancora Orsini, attacca Corradino, si prova ad andare da Di Costanzo, raddoppiata ma scadono i 24 secondi. Ottima difesa della Cari Spezia e quindi recupero per la formazione bianconera. 2:49 da giocare nel terzo periodo. Pachkovski per Templari, prende posizione Sarni, arriva l'aiuto, alza la parabola, tiro morbido realizzato 50-48 sugli scudi Silvia Sarni. Ora Giordano per Orsini, piedi a posto, Missanelli da due, però da due, quindi 50 pari. Scusate, era Giordano a realizzare, no, Missanelli infatti a realizzare il canestro. Blocco di Sarni per Pachkovski, c'è il cambio accettato. Ora Sarni ha un mismatch favorevole, Corradino alza la parabola e realizza Margherita Corradino, bella triangolazione. Che frutta il nuovo vantaggio per la Cari Spezia. Botta e risposta tra le due squadre, punteggio ad elastico. Gonzales sfrutta il blocco di Di Costanzo, cambio accettato, c'è spazio per la tripla corta, a rimbalzo salta Olagide, consegna a Pachkovski, però non c'è lo spazio per correre, ci prova ora Templari, accoppiata con Missanelli, trova Sarni, ora Pachkovski, blocco da parte della stessa Sarni, cambio difensivo accettato,
Pačkovski palleggio, arresto e tiro, realizza 54-50, più 4 cari Spezia, 1-14 da giocare nel terzo periodo. Missanelli cerca una compagna libera, trova Giordano. Pačkovski è accoppiata con Orsini, si prova ad andare i cambi difensivi, però vanno ora con Giordano, con Di Costanzo che perde palla, corre Pačkovski per Luca, per Templari con la mano sinistra, un sottomano, realizza il canestro del 56-50. Time out chiamato da coach Orlando, e con 49 secondi e 2 decimi sul cronometro del terzo periodo, la Cari Spezia avanti 56-50 e si infiamma anche il pubblico del Palamariotti. Si riprende a giocare al Palamariotti con San Giovanni Valdarno, che prova a imbastire un'azione offensiva per provare a ricucire. Rosset, ottimo il taglio di Gonzales, accoppiata con Sarni, c'è stato il cambio difensivo, Gonzales sarà doppiata, trova lo scarico per Rosset, ottimo extra pass per il tiro sbagliato da Giordano, che poi riesce a trovare Di Costanzo che realizza il canestro del 56-52. Un po' dormiente in questo caso la formazione bianconera, che non riesce a controllare il rimbalzo. Corradino per Sarni, consegnato per Templari, attacca, riesce a trovare Sarni, il tocco è di Giordano, e quindi 4 secondi 8 che sono quelli rimasti alla Cari Spezia per questo attacco, ma anche in questo terzo quarto. Poi ci sarà la pausa, quindi 4 secondi 8 al termine della frazione. Corradino per la rimessa. Alza la parabola, Sarni si deve girare, marcata da Di Costanzo con la mano sinistra, non riesce a realizzare. Poi il tiro da parte di Rossetta arriva comunque oltre la sirena. Allora, terzo parziale si conclude sul 56-52 in favore della Cari Spezia alla Spezia.
Si riprende a giocare al Palamareti della Spezia, rimessa affidata a San Giovanni Valdarno con Rosset, che la cede a Giordano. Ultimo periodo sicuramente decisivo ai fini dell'esito finale. Scarico per Di Costanzo, che riesce a controllare comunque il pallone, poi alza la parabola Orsini, sbaglia però la propria conclusione, rimbalza di Pachkovski che prova a correre, la chiude però bene Giordano che prova anche a rubar palla, ma controlla Pachkovski. Corradino sfrutta il blocco di Olajide che si apre e riceve. Pachkovski attacca Gonzales, alza la parabola, tiro difficile con la sinistra, rimbalza di Olajide che ancora una volta sbaglia. Giordano corre, attacca Corradino, tiro con la mano destra, non c'è fallo, c'è almeno coerenza di giudizio da parte degli arbitri. Corradino riceve da Pachkovski e poi chiama lo schema con 13 secondi ancora sul cronometro di tiro. Sarni in punta, consegna per Pachkovski, attacca il canestro, scarico per Templari, piedi a posto in angolo da tre, importante errore a rimbalzo, grande recupero da parte di Olajide che scarica per Sarni, c'è Pachkovski libera, pensa alla tripla, attacca Giordano che commette fallo e realizza Lana Pachkovski, vale il nuovo più 6, 58-52. Tiro libero aggiuntivo a disposizione di Lana Pachkovski, 8:46 da giocare in quest'ultimo periodo. Realizza Pachkovski, 59-52, ritoccato il massimo vantaggio per la Cari Spezia, ora a più 7. Giordano chiude il palleggio, va da Rosset, accoppiata con Olajide che deve rimanere con lei, le concede la linea di fondo, Rosset in rovesciata, sbaglia poi il rimbalzo di Templari, sembrava un canestro abbastanza fatto. Sarni riesce a ricevere da Templari con qualche problemino, ma comunque ricezione effettuata. Ora Corradino, ancora il consegnato per Pachkovski, il taglio, ma è chiusa bene Corradino da Rosset, 6 secondi. Sarni deve girarsi lungo la linea di fondo, alza la parabola con la mano destra, semigancio in allontanamento, più 9, massimo vantaggio ancora, 61-52. Cari Spezia davvero sugli scudi in questo momento, sfrutta l'inerzia a proprio favore. Gonzales va da Rosset, ancora coperta con Olajide, l'attacca, scarico per Gonzales, sfrutta il blocco di Rosset, ora c'è Olajide accoppiata con Gonzales, palleggio, arresto e tiro, errore, rimbalzo di Pachkovski, Giordano però è piazzata lì e non la vuole far correre. 7:32 da giocare nell'ultimo periodo, 15 secondi per l'azione di tiro bianconera. Olajide attacca Di Costanzo, alza la parabola con la mano sinistra e realizza il 63-52, più 11, time out coach Orlando. Si alza il calore, il supporto del pubblico di Fede Bianconera qui al Pala Mariotti, e con 7 minuti e 25 secondi da giocare in quest'ultimo periodo la Cari Spezia avanti 63-52 su San Giovanni Valdarno. Possesso dopo il time out per San Giovanni Valdarno, che ora si ritrova a dover rincorrere ed è dietro di 11 lunghezze con 7:20 da giocare nell'ultimo periodo. Rosset va da Giordano, pensa alla tripla, Sarni rimane con lei, concede la linea di fondo, scivola, cerca uno scarico ancora Giordano, alza per Di Costanzo,
c'è il fallo fischiato prima dell'azione di tiro. Fallo di Olajide al suo terzo personale. Entra per San Giovanni Valdarno Lucia Missanelli al posto di Giordano. Gonzales per Rosset, accoppiata con Corradino, gravata di 4 falli. Cambio accettato da Sarni, triangolazione. Corradino evita di commettere il quinto fallo. E ora 4 secondi per l'azione bianconera. Riesce a varcare la metà campo proprio all'ultimo istante Lana Paczkowski. Sarni ancora per Corradino, il consegnato, attacca il canestro. Corradino trova lo scarico per Sarni, tiro dalla media errato, rimbalzo catturato da San Giovanni Valdarno. Però il passaggio di Rosset verso Orsini è troppo alto, non viene controllato dalla giocatrice toscana col numero 1 e ci sarà dunque rimessa per la Carispezia. 6 e 23 da giocare nel quarto periodo. Sarni, piedi a posto da 3, corto il tiro, lotta Olajide, prende il pallone però Di Costanzo, va da Gonzales, attacca il canestro, cambio accettato sul pick and roll centrale da 3 punti Orsini, arriva l'errore, a rimbalzo Olajide, va poi da Paczkowski. 5 e 53 al termine della gara. Corradino da Paczkowski, pallone complicato ma comunque controllato. Cioè Corradino libera, può alzare e tirare da 3 punti. Arriva l'errore, corre Rosset, libera Gonzales, pensa alla conclusione da 3 punti. Poi invece ragione, attacca Corradino in uno contro uno di pregevole fattura alla conclusione. Ma arriva l'errore anche in questa circostanza per San Giovanni Valdarno. Coach Corsolini dalla panchina chiama lo schema. E allora Corradino ora da Sarni, è libero Olajide, viene servita, raccoglie il pallone, alza la parabola con la mano sinistra, da un tiro difficile, troppo sotto il canestro, la giocatrice con il numero 30. E allora già dall'altra parte San Giovanni Valdarno, si libera Rosset, attacca Corradino, sfrutta il blocco di Costanzo e va a subire il fallo Rosset. Vediamo se è il quinto di Corradino. Esattamente così, anzi al quarto personale, scusate, quindi rimane in campo in questo momento il quarto per Corradino. Rientra lingua glossa al posto della stessa Corradino. Lingua glossa che rifà il suo ingresso in campo dopo tanto tempo in panchina. Si risblocca San Giovanni realizzando questo tiro libero con Macarena Rosset. Fa 2 su 2 e riporta 9 lunghezze lo svantaggio dalla Carispezia, 63-54. Sarni ancora per Templari, piedi a posto da 3 punti, tiro corto a rimbalzo Olajide, riesce a strappare il pallone, arriva da Templari, Paczkowski, ancora Templari, lingua glassa, piedi a posto, si aggiusta, va da 3 il tiro, però è corto. Gonzales corre, Orsini scarico, fallo di lingua glossa, il quinto molto probabilmente. Vedi, aspettiamo il tavolo che alzi la paletta. Esattamente al quinto di Betty lingua glossa, che ha fatto la sua ultima comparsa in campo di pochi secondi. 2 tiri liberi per Rosset. Sbaglia però il primo tentativo. E realizza il secondo, ancora una volta, questa volta fa 1 su 2. Procede a tutto campo Paczkowski, va a subire fallo. Rimessa per la Carispezia.
Templari assegna il pallone a a Pachkovski. 4:20 da giocare nell'ultimo quarto. Pachkovski per Templari. Sarni piazzato dalla media. È la sua mattonella. Da quella distanza ha un'altissima percentuale. 65-55, vale il più 10. Alza la parabola e sbaglia Di Costanzo. Raccoglie il rimbalzo da Cari Spezza e ora corre con Pachkovski. Attacca difesa schierata adesso la formazione bianconera. Tosi va da Pachkovski nonostante avesse chiuso il palleggio la giocatrice col numero 10. Ancora Sarni, 5 secondi, deve forzare, tiro difficilissimo che non tocca neanche il ferro. Forzatura dettata dall'ottima difesa di San Giovanni Valdarno, poi Rosset incredibilmente sbaglia un canestro con la mano sinistra che sembrava già fatto, chiedeva anche un fallo, francamente non ci sembrava qui dalla tribuna stampa, ma gli arbitri sicuramente avranno visto meglio che noi. Templari attacca la linea di fondo, chiude bene Missanelli, sfrutta il blocco di Sarni. Fallo della stessa Missanelli. Dentro Costanzo al posto di Orsini. Terzo fallo di squadra per la squadra toscana. Dentro nuovamente Corradino al posto di Isabella Loicide. Rimessa affidata a Silvia Sarni. Nuovamente riceve da Pachkovski. Si gira, Tosi raddoppiata, lotta, recupera poi Giordano che evita anche Pachkovski. Un gioco a due però, lo scarico da parte di Rosset ci sembra è indirizzata ad una giocatrice della Cari Spezia. Templari riceve da Pachkovski, ancora la giocatrice croata, va da Sarni, consegnato per Templari che ha un palleggio di un controllo difficoltoso. 4 secondi, forza da 3 punti, è una mattonata che va addirittura oltre il tabellone. Tiro quasi a due mani per Templari. Comunque la Cari Spezia è ancora avanti di 10 lunghezze, 65-55. Scusate, con 2 minuti e 39 secondi da giocare in quest'ultimo periodo. Giordano riceve la rimessa. Parte adesso il cronometro. Gonzales ad imbastire l'attacco della squadra toscana. Sfrutta il pick and roll con Di Costanzo, piedi a posto da 3 punti Missanelli. Chirurgica dall'angolo, realizza il canestro del 58-65. Vale il meno 7, timeout immediato chiamato da coach Corsolini. Si riprende a giocare al Pallamariotti, pressione a tutto campo per San Giovanni Valdarno che ottiene il pallone, anzi no, errore, scusate, l'arbitro subito si accusa dell'errore. E viene invertita la rimessa, la segnazione della rimessa. Ora per la Cari Spezia, Templari riceve da Sarni, deve correre. Palla lunga per Pachkovski, arriva l'anticipo di Rosset. Un intervento quasi
da giocatrice di football americano, un intercetto e un passaggio incompleto. Brassarni, il taglio di Pačkovski non premiato. Corradino, 8 secondi per l'azione offensiva bianconera. Templari cerca forzatamente la linea di fondo, quasi riesce a realizzare in maniera acrobatica, però comunque non trova la via del canestro. Giordano chiama lo schema, 1:55 da giocare. Esce dai blocchi Rossett, accoppiata con Corradino, viene attaccata, alza la parabola con la mano destra, ancora errore, chiedeva un fallo Rossett. Pačkovski corre, poi decide di giocare col cronometro. 15 secondi ancora. Corradino, c'è libera Pačkovski, viene servito adesso, attacca il canestro, scarico per Sarni, aveva spazio per poter tentare la conclusione e la stessa. Comunque 5 secondi ancora, in rimessa bianconera, 1 minuto e 29 da giocare al termine della gara, prima del termine della gara. 65-58, più 7 per la Cari Spezia. Rimessa affidata a Margherita Corradino, con 5 secondi per l'azione offensiva bianconera. Sarni per Pačkovski, 4 secondi, deve forzare Pačkovski la tripla, importante errore a rimbalzo, c'è Missanelli, va adesso Rossett da Gonzales, attacca Corradino, viene saltata, non arriva però il potenziale gioco da 3 punti, solo 2 liberi per Gonzales dentro la Gide. Fallo fischiato a Corradino perché il suo quinto fallo. Entra per l'appunto la Gide al suo posto. 2 liberi per Gonzales con l'opportunità di accorciare a meno 5 in caso di doppia realizzazione. 1:14 al termine della gara. Realizza il primo tentativo Gonzales. Fa 2 su 2, 65-60. Pressione ancora tutto campo. Sarni prova a correre sulla pressione di Di Costanzo e va a subire il fallo della stessa Di Costanzo. Quarto di squadra commesso adesso da San Giovanni Valdarno, quindi bonus raggiunto. D'ora in poi saranno solo tiri liberi. Sporcato il possesso, poi Gonzales è da sola, riesce a eludere l'intervento di Olajide, non c'è fallo sull'aiuto di Tosi. E poi ancora Giordano non trova il canestro ma va a subire fallo. Altra pregevole giocata difensiva da parte di San Giovanni Valdarno, che ora può addirittura ricorcire a meno 3. Segna Giordano ed è meno 4, 65-61. Due su due, 65-62. Timeout chiamato da coach Corsolini, ne avrà a disposizione un ulteriore. 57 secondi e 2 decimi al termine della gara, in caso di, ovviamente, il termine dei tempi regolamentari, perché comunque il punteggio è abbastanza stretto, potrebbe esserci eventualità di supplementare. 65 Cari Spezia, 62 San Giovanni Valdarno. Coach Corsolini sceglie la rimessa da fondo campo, si fanno sentire anche i tifosi giunti da San Giovanni Valdarno. Qui al Palamari Otti con la Gide, quasi perde palla, vicino al recupero San Giovanni Valdarno. Ora c'è un po' di paura forse
di vincere nella Cari Spezia. 13 secondi per il tiro, 46 da giocare. Olagide chiude il palleggio, trova Sarni comunque, chiude il palleggio anche Sarni, va da Pachkovski, 6 secondi, 5 Gonzalez che rimpressione, Pachkovski deve forzare da 3 punti, realizza Pachkovski, 68-62, vale il più 6. Giocata determinante, ora vedremo come risponderà Missanelli da 3 punti, tiro che tocca solo il ferro, Pachkovski corre, non c'è il fallo, ancora subisce il fallo di Missanelli, avrà a disposizione 2 tiri liberi con l'opportunità di allungare ulteriormente e portare la propria squadra in vantaggio di 3 possessi in caso anche di un solo tiro libero realizzato. 19 secondi al termine, 68-62 in favore della Cari Spezia. Pachkovski sbaglia il primo tentativo, ne avrà un secondo a sua disposizione. 1-2, 3 possessi di vantaggio, 69-62. Tenta una tripla, arriva al rimbalzo catturato da Missanelli, ancora da 3, arriva l'errore, terzo tentativo per Gonzalez, ancora errore, a rimbalzo c'è Sarni e scade il tempo, la Cari Spezia si aggiudica quest'altro match importante, vittoria prestigiosa contro una squadra come San Giovanni Valdarno che veniva da 9 vittorie consecutive. Cari Spezia che interrompe la striscia della squadra ospite e conquista questa vittoria per 69-62. D'Antonio Frau, e qui dal Palla Mariotti è tutto, ricordiamo il punteggio finale, Cari Spezia alla Spezia batte 69-62 RR Retail San Giovanni Valdarno.